Tre laboratori, tre restituzioni, sei spettacoli e cinque incontri extra festival per un totale di 17 appuntamenti che animeranno Piazza degli Olmi a Matera da oggi fino a giovedì 27 giugno per la nona edizione di Nessuno Resti Fuori, il festival di teatro dedicato alla città e ai cittadini, ideato e coordinato dal 2016 da IAC Centro Arti Integrate. Proprio da Piazza degli Olmi ci colleghiamo con i direttori artistici Nadia Casamassima e Andrea Sant'Antonio. Buongiorno ragazzi e grazie per la vostra disponibilità. Buongiorno a voi. Ciao, buongiorno. Nadia, per la prima volta il festival arriva a Piazza degli Olmi. Sì, per la prima volta arriva in una zona della città che non avevamo attraversato con il festival. In questi anni siamo stati nei quartieri, quei quartieri che sono stati costruiti a seguito dello sfollamento dei Sassi, quindi per accogliere le persone che andavano via dei Sassi, Piccianello, Sera Venerdì, Agna, La Nera, La Martella. Quest'anno abbiamo fatto un passo in più e siamo arrivati in questa bellissima piazza, che è Piazza degli Olmi, nella quale succederanno tantissime cose. Già stanno succedendo, già da qualche giorno sono cominciati alcuni laboratori, però da oggi cominciamo proprio, entriamo nel vivo del festival con gli spettacoli e tutte le varie attività che ci saranno, e con la partecipazione di questa, di tutte le persone che abitano qui nel quartiere. Andrea, il vostro desiderio è stato sempre quello di andare incontro alle persone nelle piazze e lì fare teatro. Beh sì, questa è una cosa che ci contraddistingue proprio da quando abbiamo iniziato la nostra azione sul territorio. È chiaro che la cosa all'inizio non è stata semplicissima, però devo dire che proprio quest'anno per la prima volta ci siamo resi conto come quello che abbiamo fatto negli anni in realtà è stata una lunga semina che ha dato i suoi frutti, prima di tutto perché quando ci presentiamo nei nuovi quartieri ci riconoscono ormai, la città ormai riconosce il festival, e poi perché noto con grandissimo piacere che le iniziative nei quartieri, le iniziative che vanno incontro alle persone, appunto che tentano di creare questa relazione con i cittadini, si sono moltiplicate. E questo è segno che la città ormai è pronta per essere una città veramente culturale, tutta la città, non soltanto i Sassi, il centro e così via. Quindi in qualche modo ci sentiamo per un pezzetto anche protagonisti di questo cambiamento, in qualche modo anche fautori. Parliamo, scorrono le immagini di un documentario, di un vostro documentario che racconta proprio i vari momenti nei vari luoghi del festival Nessuno Resti Fuori a Matera. Nadia, quali sono le parole chiave, le parole d'ordine dell'edizione 2024? Intanto le parole d'ordine base del nostro festival sono teatro, città e persone. Qui nel frattempo cominciano ad arrivare le persone per i laboratori, quindi vedrete un po' di movimento. Teatro, città e persone sono le nostre tre parole chiave che contraddistinguono il festival, ma quest'anno quello che ci piace, che abbiamo voluto fare è immaginare il teatro come un esercizio per allenarci al vivere bene insieme, allo stare bene insieme in un momento storico in cui purtroppo ci sono tanti conflitti, ci sono tante questioni importanti a cui dobbiamo guardare. Pensiamo che il teatro può essere un modo per metterci insieme, raccontare delle storie, ascoltare delle storie e soprattutto costruire insieme. Questo è un po' quello che vogliamo fare con questa edizione del festival. Ecco, vogliamo che il teatro non sia soltanto un momento di divertimento, non sia soltanto una festa, ma sia un modo, attraverso anche l'immaginazione, di poter confrontarci, di poter riflettere su quella che è la realtà di questo momento. Andrea, ci saranno tanti ospiti professionisti, anche i ragazzi di Rovereto con cui IAC ha lavorato per la produzione di uno spettacolo, Creature Selvagge. Sì, questo è quello che cerchiamo di fare
ogni anno, oltre a ospiti che ovviamente fanno questo per mestiere, quindi come dicevi tu sono professionisti, attrici, attori, tecnici, cerchiamo anche di creare un momento d'incontro tra comunità diverse. Noi per 2 anni abbiamo lavorato a Rovereto insieme a Oriente Occidente, che è un festival di danza internazionale. E abbiamo curato lì un progetto dedicato agli adolescenti e alle adolescenti, che sono un po' il cuore di quello che noi facciamo, no? L'attenzione è rivolta proprio a questa fascia d'età. Vedete, adesso mentre parlo scorrono sul video delle immagini proprio di laboratori dedicati ad adolescenti, laboratori delle edizioni passate. A Rovereto abbiamo fatto un percorso di 2 anni con un gruppo di 25 ragazze e ragazzi, e alla fine di quest'anno, dopo aver debuttato lì con lo spettacolo, gli abbiamo proposto di venire tutte e tutti qui a Matera, nel segno proprio di questo possibile incontro tra mondi molto lontani eppure molto vicini, perché poi le esigenze degli adolescenti sono le stesse, sono quelle di guardarsi in faccia, di cercare di capire che cosa sta succedendo, raccontarlo e soprattutto incontrare altre e altri come loro che hanno le stesse esigenze. Loro sono felicissimi di arrivare qui, arriveranno stasera e insomma ci hanno già fatto sentire tutta la loro carica da lontano. Complimenti per tutto quello che state facendo, avete fatto negli anni e farete nelle prossime settimane e negli anni a venire. Grazie ad Andrea Sant'Antonio e Nadia Casamassima. Da oggi nessuno resti fuori a Matera in Piazza degli Olmi. Buon proseguimento.